Vuoi guadagnare dollari gratis con il trading? Registrati su Bingix, la promo di agosto è devastante, fallo tramite link referral, così potrai ricevere un massimo di 5.000 USDT in regalo. Nonostante le recenti performance deludenti di Bitcoin e altcoin, i dati della piattaforma Analytica Sentiment rivelano che il sentiment del mercato rimane rialzista. Il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre 11% questa settimana, in particolare precipitando da un massimo di $70.000 a un minimo di $62.248. Al momento della stampa, la principale criptovaluta non si è ancora ripresa completamente, scambiando a $64.502. Tuttavia, questa flessione non ha scoraggiato il sentimento rialzista verso token a grande capitalizzazione come Bitcoin, Ethereum, XRP e Solana. È interessante notare che Sentiment ha rivelato che con il nuovo mese di agosto la fiducia rialzista dei trader in queste importanti criptovalute aveva raggiunto nuovi massimi pluriennali. Sentimento rialzista di Bitcoin in mezzo al calo dei prezzi. Ad esempio, Bitcoin mostra il più alto sentiment rialzista degli ultimi 17 mesi, il che suggerisce una forte fiducia del mercato nelle sue prestazioni. In particolare, un sentimento così forte potrebbe anche indicare condizioni di ipercomprato, giustificando cautela per potenziali correzioni. I dati implicano che i trader sono ottimisti sulle prospettive di Bitcoin, ma la possibilità di correzioni a breve termine non può essere ignorata. Di conseguenza, Sentiment afferma che gli investitori potrebbero aspettare un po' affinché la frenesia FOMO, Fear of Missing Out, attorno a Bitcoin e ad altri titoli a grande capitalizzazione si placchi prima di assistere a grandi corse. I trader sono rialzisti anche su Ethereum e XRP. Anche Ethereum, ETA, mantiene un sentimento ottimistico, in particolare dopo il recente lancio di ETF due settimane fa. Questa prospettiva positiva suggerisce aspettative di un continuo apprezzamento dei prezzi, con i lanci di ETF che rappresentano un fattore trainante significativo. Allo stesso tempo, XRP ha visto un significativo aumento del prezzo del 29% negli ultimi 30 giorni, segnando il più alto sentiment rialzista in 14 mesi. Questa forte fiducia dei trader e lo slancio positivo del mercato suggeriscono ulteriori guadagni, anche se i trader dovrebbero essere cauti riguardo alle potenziali fasi di profit taking. Solana continua il trend rialzista. Inoltre, i trader di Solana, SOL, rimangono rialzisti dopo che l'altcoin ha superato le altre a luglio. In particolare, Solana è passata da un minimo di $122.44 il 2 luglio a un massimo di $193.73 il 29 luglio, segnando un impressionante guadagno del 58% a luglio. Grazie al persistente sentiment positivo nei confronti di Solana, gli operatori del mercato prevedono un proseguimento della traiettoria ascendente. Al contrario, Binance Coin, BNB, mostra attualmente un sentiment rialzista inferiore rispetto ai suoi pari, sebbene sia rimasto sotto il radar come investimento. Questa mancanza di entusiasmo potrebbe comportare una performance di prezzo contenuta. Tuttavia, questa situazione potrebbe presentare una potenziale opportunità se il sentiment cambiasse positivamente in futuro. Robert Kiyosaki, autore di Padre ricco, padre povero, ha suggerito che adottare la prospettiva Bitcoin di Donald Trump sia una mossa di saggezza finanziaria. Kiyosaki ha espresso questa visione in un recente commento condiviso su X, dove ha esplorato il concetto di moneta sana. Ha sottolineato l'importanza di comprendere la natura della moneta, criticando la moneta fiat come moneta falsa e sottolineando il divario che crea tra ricchi e poveri. Riflettendo sul suo percorso, Kiyosaki ha condiviso un aneddoto della sua giovinezza, quando tentò di creare le proprie monete fondendo vecchi tubetti di dentifricio. Tuttavia, suo padre pose rapidamente fine a questa impresa, spiegandogli che la contraffazione del denaro è illegale. Kiyosaki ha tracciato un parallelo tra la lezione appresa durante la sua infanzia e la decisione del presidente Richard Nixon nel 1971 di togliere il dollaro dal gold standard, decisione che lui considera l'inizio della contraffazione monetaria da parte del governo. Kiyosaki sostiene che la mancanza di educazione finanziaria nelle scuole porta molte persone a lavorare e risparmiare in denaro fiat, che lui ritiene inutile. Crede che questo sia un fattore chiave nell'ampliamento del divario di ricchezza. Per contrastare questo, sostiene l'investimento in Bitcoin, oro e argento. Come non essere finanziariamente stupidi con Bitcoin? Parallelamente, Kiyosaki ha citato l'approvazione dell'ex presidente Donald Trump di Bitcoin come denaro intelligente durante la sua presentazione alla conferenza Bitcoin del 2024.
Kiyosaki, che è coautore di due libri con Trump, lo ha elogiato come brillante dal punto di vista finanziario e ha esortato le persone a seguire il suo esempio. Nel frattempo ha incoraggiato il suo pubblico a non seguire l'esempio della candidata presidenziale del Partito Democratico Kamala Harris, che deve ancora sostenere pubblicamente Bitcoin, suggerendo che sarebbe una decisione poco saggia. In particolare, Kiyosaki ha costantemente consigliato al pubblico degli investitori di sfruttare le criptovalute come Bitcoin come riserva di valore contro problemi economici come inflazione e svalutazione della valuta. Mentre Bitcoin vale $64,300 per unità, oggi ritiene che la domanda crescente spingerebbe il suo valore a $300,000 in futuro. È interessante notare che i leader del settore finanziario, tra cui l'amministratore delegato della banca di investimento Goldman Sachs, hanno affermato che Bitcoin è un valido strumento di riserva di valore. Grayscale, il principale gestore di criptovalute, ha elogiato l'analisi completa dell'analista James Seyfarth di Bloomberg ETF sui suoi prossimi spin-off di ETF. In un recente post su X, Seyfarth ha spiegato i prossimi spin-off che coinvolgono i mini ETF Ethereum e Bitcoin di Grayscale. Le intuizioni di Seyfarth hanno chiarito la creazione di un mini ETF Ethereum, ETA, da Ethereum Trust, ETE, di Grayscale tramite uno spin-off. Secondo Seyfarth, la creazione di questi mini ETF seguirà la stessa procedura sia per Ethereum che per Bitcoin. Gli investitori che detengono azioni dell'Ethereum Trust di Grayscale riceveranno un numero uguale di azioni nel nuovo minifondo ETH. Questa distribuzione è programmata per il 23 luglio per Grayscale Ethereum Trust e il 31 luglio per Grayscale Bitcoin Trust. È importante sottolineare che gli investitori devono essere proprietari registrati nelle date specificate, ovvero il 18 luglio per ETH e il 30 luglio per GBTC, per ricevere le nuove azioni. Impatto sui prezzi di negoziazione. In particolare, il meccanismo di spin-off ha già avuto un impatto sui prezzi di negoziazione. Seyfarth ha osservato che il recente calo del prezzo di ETH era direttamente collegato alla prossima distribuzione delle azioni, con un andamento simile previsto per GBTC il 30 luglio. Attualmente ETH viene scambiato a circa $29 per azione, mentre GBTC viene scambiato a circa $59 per azione. Dopo lo spin-off, si prevede che le nuove mini azioni di ETH e BTC verranno scambiate a prezzi inferiori, circa $2-3 per l'ETH mini ETF e $5-6 per l'ETH mini ETF, riflettendo la divisione del valore del fondo originale. In seguito all'aggiornamento dell'analista dell'ETF di Bloomberg, Grayscale, si è rivolta a X per riconoscere l'accuratezza delle informazioni e lodare Seyfarth. Distribuzione automatica delle azioni Grayscale ha sottolineato che gli investitori non devono intraprendere alcuna azione per ricevere le nuove azioni. La distribuzione avverrà automaticamente, con le azioni riflesse nei conti poco dopo le date annunciate. Questa mossa mira a offrire agli investitori una scelta tra un prodotto con commissioni più basse e un fondo con maggiore liquidità e un track record più esteso. Questa iniziativa spin-off segue il lancio da parte di Grayscale dei due prodotti Spot Ethereum su NYS Arca, ampliando ulteriormente il suo portafoglio prodotti. Tuttavia, da quando questi ETF Spot di Ethereum hanno iniziato a essere negoziati martedì scorso, ETH non ha registrato flussi positivi. Invece è stato prosciugato di $1,840 milioni in 7 giorni di negoziazione. D'altro canto, il mini ETF ETH ha registrato un afflusso cumulativo di $181 milioni.